Sergio Divina, il percorso delle riforme non pare essere più facile in queste ore. Matteo Renzi, secondo lei, in che cosa sta sbagliando? Matteo Renzi ha sbagliato tantissime cose. La prima di impostare tutto su una fase di muscolatura. Ha voluto far vedere che lui è in grado di imporre e di comandare. Non è una questione di difesa di nessun tipo di interesse, perché tutti noi siamo disponibili a migliorare, a snellire i procedimenti legislativi, a snellire anche l'iter parlamentare a tutti i livelli. I problemi sono diversi, la democrazia impone una serie di bilanciamenti. Se il Senato non sarà eletto, se la Camera non sarà eletta, se i cittadini non potranno più fare un referendum perché i numeri sono impossibili, se nessun dissenso può essere manifestato in aula, che Renzi immediatamente solleva e modifica, cambia dalle commissioni chiamiamoli i suoi, perché fanno parte del PD, i suoi elementi scomodi, questo vuol dire che non si va verso una riforma delle grandi regole comunemente accettata. C'è un'imposizione che, se l'abbiniamo alla prossima riforma, che sarà del presidenzialismo, che vuol dire che un unico uomo potrà nominare grosse fette di controllori, Corte Costituzionale, CSM, eccetera, eccetera, noi capiamo che tipo di regime. Se Renzi vuole pieni poteri, deve venire in aula e dire: voglio pieni poteri. L'ultimo a chiedergli è stato Benito Mussolini, ma sappiamo la storia dell'Italia di quel periodo. E se si vuole anche fare un paragone, Benito Mussolini in rapporto a Matteo Renzi era un gigante della politica. E qua chiudiamo la cosa.